Sì, oggi parleremo del Brasile, il paese del samba, famoso in tutto il mondo per l'accoglienza e l'ospitalità della sua gente, per le spiagge magnifiche, per il clima meraviglioso, per il carnevale, per tanto tanto altro. Ma il Brasile, questo immenso paese, è un paese dove ci sono anche grandi opportunità. E oggi ci collegheremo con Alessandro, che dopo aver vissuto 4 anni a San Paolo, nella città, fuori dall'Italia, più italiana al mondo, con più italiani al mondo, dopo il Covid oggi si divide fra Italia e Brasile perché è riuscito a crearsi un'attività da remoto ed Alessandro è un grande esperto di Brasile, non solo per come ci si vive, ma anche in tanti altri settori, in investimenti immobiliari, in fare business, in creare un'attività in proprio in Brasile. Quindi non vi perdete questo video e a dopo! Ciao! Ciao Alessandro! Ciao Riccardo! Ciao! Mi come sento stai? bene? Tutto bene, sì sì, tutto bene! Sei in Brasile o sei in Italia? E ora sono in Italia momentaneamente, poi tornerò in Brasile presto. Questo periodo diciamo ci ha fermati un po' con i viaggi. Eh sì, purtroppo sì, ha messo un po' tutti a dura prova. Eh? È vero, è vero. Sì, perché insomma dovete sapere che Alessandro dopo il Covid è riuscito insomma a crearsi un'attività da remoto e quindi si divide un po' ecco fra Italia e Brasile come insomma fanno un po' anche tanti italiani che magari per l'inverno vanno in Brasile e magari per l'estate sono qua in Italia comunque ecco ora poi ci racconterà la sua storia fra poco intanto ti volevo dare il benvenuto è un piacere conoscerti e averti ospite qui ad Italian Globetrotters. Trotters grazie Riccardo grazie davvero è un piacere mio sapere che ci sono tanti programmi belli come il tuo poi tra l'altro c'è anche simpatia, che siamo toscani, quindi <laughs> ci si <laughs> intende comunque... meglio. No, grazie davvero. Complimenti per il programma. Ho seguito su YouTube le tue interviste, anche io sono un amante di interviste. Come magari sai, magari spiegheremo ai nostri ascoltatori stasera. Sì, 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 certo. Infatti, anch'io ti ho conosciuto proprio così. Diciamo, sei il fondatore di questa Buongiorno San Paolo, che ora ci spiegherai meglio. E sì. proprio, <laughs> proprio come prima domanda, prima di raccontarci a un po' la tua storia e insomma di farti un po' qualche domanda più specifica chiaramente del Brasile certo. perché oggi si parlerà di Brasile presentati un po' a chi non ti conosce si. raccontaci un po' di te la tua storia ecco allora io sono Alessandro Gaini e sono di Firenze in realtà della provincia di Firenze di La Strassigna ho studiato scienze politiche a Firenze e a Roma sono formato diciamo anche da un punto di vista linguistico ho studiato tedesco francese inglese quindi già l'idea eh. del viaggiare Ce l'avevo già sin dai tempi del liceo e poi per caso sono capitato in Brasile perché io stavo facendo un master a Roma presso l'Istituto del Commercio Estero. Io, in quegli anni, studiavo russo all'università, volevo andare in Russia. Poi, dopo, come un po' i sorteggi del playoff dell'Italia, <laughs> mi è toccato di andare in Brasile. Forse mi è andata meglio, no? Penso non so sì. se... il Brasile era già un po' in casa nostra, in casa dei miei, perché noi ci andavamo. Eravamo in vacanza sin dal 2008, e con un po' di portoghese l'avevo imparato là. Poi avevo studiato anche un pochino all'università, anche il portoghese, però poi me ne ero un po', diciamo così, dimenticato. Non pensavo di andare in Brasile, non era veramente tra le mie idee. E invece niente. Poi, dopo, come export manager, sono stato selezionato da questa società italiana, questa azienda del Veneto di Padova, e loro, avendo già una filiale in Brasile avendo capito che io ci sarei andato anche volentieri, mi hanno chiesto se volevo andare un po' in Brasile all'inizio per pochi mesi e poi dopo diciamo che mi ci sono trasferito ecco, a San Paolo, la capitale diciamo economica gigante. Eh, San Paolo è eh, una delle città più grandi del mondo. Sì. È una città gigante, interessante da un punto di vista culturale, economico, finanziario. E poi lì, stando a San Paolo, occupandomi di trattamento fumi, che era quello che faceva l'azienda, cioè costruzione di filtri per le grandi industrie. Però, stando a San Paolo, poi dopo mi è venuta questa idea, con altri colleghi italiani di là, di creare questo spazio per gli italiani, spazio virtuale, per raccontare le storie degli italiani di San Paolo e quindi ci è venuta l'idea Buongiorno San Paolo, no? che è un nome un po' banale, semplice, e questa cosa poi si è evoluta col tempo, all'inizio era semplicemente un modo per passare il tempo insieme, per raccontarsi, per confrontarsi fra italiani e basta, poi è diventata una cosa seria, nel senso che arrivando la pandemia è cambiato un po' tutto lo scenario mondiale, no? ho fatto diventare questo hobby un'attività totalmente da remoto, quindi è una... Startup che produce contenuti per uh, imprese artisti altre start-up uh, e chiunque voglia diciamo avere dei contenuti soprattutto per i social media no quindi uh -huh. podcast video post però sono contenuti italo brasiliani quindi siamo specializzati in questa grande cultura italo brasiliana che per chi non lo sapesse è gigantesca perché San Paolo è la città italiana più grande al mondo nel senso fuori dall'italia è la città con più italo discendenti. Eh, non lo sa nessuno e invece è così, addirittura ci sono tantissimi cognomi non solo nelle vie ma quasi tutti hanno cognomi italiani, tanti lo parlano anche l'italiano, è chiaro che quelli di terza, quarta, quinta generazione hanno soltanto un po' di ricordi e quindi questa crisi dovuta al covid eh, mi ha spinto a eh, ingegnarmi un po' e ora diciamo che è un'attività parallela a un'altra attività che mi ero messo a fare in Italia, quindi seguo le due attività parallelamente una più fisica diciamo più tradizionale che tra l'altro riguarda il turismo quindi è stata colpita eh, completamente eh, eh. in pieno e l'altra più digitale sì che poi sì. io ho seguito anche un po' i tuoi podcast per capire anche un po' ecco che contenuti facevate e insomma sono molto interessanti Fra l'altro dai veramente informazioni precise e dettagliate un po' a 360 gradi sul Brasile diciamo che il Brasile è l'unico forse paese in cui io mi sento di dire di essere un po' più preparato, perché c'è l'esperienza concreta anche mia di aver vissuto e di aver fatto anche tutta una serie di percorsi che è il visto. Mm -hmm. Ho fatto diversi visti: il visto da investitore, da amministratore di società. A breve ne farò un altro che è il ricongiungimento familiare. Quindi diciamo che parliamo di tante cose diverse, anche perché nasciamo un po' un canale di intrattenimento e di informazione, ci abbiamo anche questo doppio profilo, uno più verso gli italiani, quindi si parla tutto in italiano, si racconta com'è il Brasile, si spiegano certe attività, per esempio abbiamo fatto tanti episodi sull'immobiliare in Brasile mm -hmm. e ci sono dei piccoli dettagli che se voi possiamo anche citare, oramai il Brasile offre delle opportunità interessanti, per esempio una specie di golden visa a chi acquista un immobile che non è un visto definitivo, poi viene riconfermato dopo un tot di anni, se non sbaglio. Sbaglio due anni, però per chi compra certi immobili con certi valori che sono nel sud del paese, un milione di reais che oggi sono circa 160.000 euro, 150.000 credo. Invece nel nord-est si abbassa e diventano 700.000 reali. Quindi, se si fa un acquisto di un immobile di questo tipo, si ottiene un visto. È chiaro che poi devono fare delle verifiche, su questo bisogna informarsi bene. E i soldi devono venire dall'Europa. Quindi, se mm. voi siete già in Brasile, ad esempio, non vale, e questo è importante. E sempre parlando ah. di visti, visto che ancora ecco, siamo in argomento, <ride> che altri visti ci sono? Un po' così brevemente. Allora, il visto da investitore, che è quello, diciamo, che che le aziende fanno, i valori chiaramente a memoria non li ricordo, però sono legati a un valore di investimento, quindi per esempio, ora faccio l'esempio, o 250.000 reali o 500.000 e ti danno un visto di investitore. Le aziende di solito hanno diritto a questo visto e lo concedono all'amministratore della società della filiale, che poi è una società, una SRL, una limitata si chiama. Ora i valori non me li ricordo a memoria quindi magari quelli cercateli su internet ci sono tutti la società deve ovviamente assumere del personale quindi sono dei visti particolari poi c'è quello forse più semplice che è quello di ricongiungimento familiare nel senso che ti danno se sei sposato o se sei in un'unione di fatto che in Brasile si dice uniamo istaveo e questo qua è abbastanza semplice bisogna sì. avere una persona con cui siamo in rapporto in relazione dimostrare andando al cartorio che sarebbe il nostro notaio fare questo accordo come se fosse un accordo matrimoniale e ti danno la carta diciamo d'identità ti danno il visto è abbastanza facile abbastanza veloce poi c'è quello per la pensione anche la pensione ti dà diritto al visto devi avere almeno 2000 euro di pensione se non mi ricordo male quindi non è proprio una cosa per tutti no. cioè se hai 1200 euro di pensione già non te lo danno il visto quindi no, il visto per chi volesse andare in Brasile è una questione importante, è un po' come negli Stati Uniti, come ci resti in Brasile? È anche un po' appunto come negli Stati Uniti nel senso che per lavorare se non hai qualifiche particolari lì prendono gente del posto e non te lo danno il visto? Da dipendente se tu trovi una società, per esempio una multinazionale o una società italiana che ha bisogno di un ingegnere o di un italiano che sia un architetto, qualsiasi mestiere, okay. e lo vuole assumere, il visto te lo fa l'azienda. Ah, okay. È chiaro, più piccola è la ditta, è più è complicato perché i visti sono in base a quanto Assunzioni hai, quindi eh. un tot numero di dipendenti locali ti dà accesso a un dipendente straniero, l'azienda deve comprovare che ha bisogno di questo straniero per eh. fare un certo tipo di attività. Lo richiede l'azienda, magari l'italiano nello specifico, e quindi allora in quel caso lì va bene. La situazione lavorativa lì in Brasile com'è? Gli stipendi sono buoni, è facile trovare lavoro da dipendente, oppure è facile aprire un'attività in Proprio? Cosa è più consigliato dei due? Allora, il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una ricerca prima di partire per il Brasile, cioè cercare tutte le aziende che hanno contatti con il Brasile e fare dei colloqui qua in Italia o in Europa. Se si sa la lingua portoghese, allora ci sono più chance di essere assunti certo. in Italia per poi essere in mandato in Brasile. È chiaro che se non sapete il portoghese, uno può anche tentare la. Sorte di portarsi dietro un capitale e cominciare là la propria avventura è un po' più difficile, però questo dipende anche da quanti capitali si hanno. Per l'azienda io consiglio veramente di fare prima la ricerca in Italia. Se arrivate là senza nessun contatto di azienda e pensate di essere assunti velocemente, è un po' difficile. E poi anche perché, attenzione, l'assunzione dipende di cosa si parla. Se si parla di lavori manuali, per un italiano la vuol dire una vita totalmente diversa perdere qualità di vita e doversi adattare agli stipendi diciamo più bassi brasiliani e avere a che fare con una società totalmente diversa quindi con delle periferie molto più grandi con un livello di sicurezza più basso che in Italia se si parla di mestieri più qualificati allora è un altro discorso per esempio insomma se si parla di esperti in software programmatori di software ingegneri oppure qualsiasi altra attività tecnica che le aziende stiano ricercando di solito anche lì si prepara prima l'arrivo in brasile con i contatti presso alcune società o presso degli ospedali o presso delle società che hanno degli studi in brasile per investire o comunque per aprire una società in proprio sicuramente il brasile offre delle opportunità non dico più grandi però un pochino più semplici rispetto all'italia nel senso eh. che aprire una società in brasile è molto più semplice ci sono società che costano non dico zero ma quasi zero esiste una micro società chiamata mei che è microimpresa impresa individuale penso e quella la si apre online e ha un costo veramente ridicolo cioè si parla con il cambio di oggi di 8 euro al mese si eh. può fatturare massimo 12.000 14.000 euro l'anno però in certe parti del Brasile, soprattutto non nel centro città, ci si può vivere. Anche a San Paolo ci sono delle zone in cui si può vivere. È chiaro che se si vuole fare la vita da italiani, cioè uscendo, andando nei ristoranti italiani, andando nei posti più belli, è chiaro che poi si, si sta spaventare. stretto. Se si vuole vivere ad esempio in un quartiere come Pigneiros, ci vogliono almeno 3.000 reais o 4.000 per un appartamento di 50-60 metri di affitto. Poi si può trovare anche meno, però insomma se ne guadagni 8.000 già 3.000 è già alla metà 3.000 che... quanto sarebbe in euro? Eh, sarebbero 400 500 euro circa però il ah. cambio di oggi è un po' esagerato perché il cambio è talmente elevato e quindi ci sembra tutto poco oggi mm. però poi bisogna fare i conti anche con l'inflazione bisogna fare i okay. conti con la spesa cioè con quanto ti costa vivere lì per esempio qualche giorno fa è uscito mm. una serie di dati che facevano vedere la benzina quanto incide sullo stipendio in Brasile Incide più del 10%, il 12% sugli stipendi bassi. Però gli stipendi bassi sono anche gli stipendi medi in Brasile. Quindi, comunque, per aprire un'attività ci vuole poco, anche noi siamo riusciti ad aprirla tranquillamente. Abbiamo aperto una società, una SRL, semplificata, che però permette di pagare tasse abbastanza basse e permette di fatturare anche molto fatturare oltre mi sembra i 4 milioni di reali 650.000 700.000 euro se uno ha una società che fattura così già può vivere serenamente insomma è chiaro che se poi si parla di investimenti veramente alti veramente grandi quindi industriali ma anche i classici ristoranti sono già investimenti un po' più importanti no? i costi sono elevati insomma le materie prime costano la tassazione è complessa è più bassa che in Italia ma è complessa ci vuole sempre il commercialista molto bravo e costano abbastanza insomma se si fa l'importatore ad esempio è un lavoro abbastanza complesso è un lavoro duro è un lavoro che bisogna avere molta liquidità poi bisogna andare incontro a tutti i problemi della dogana dei trasporti insomma il cambio sono attività che dipendono fortemente anche dall'andamento dell'economia nazionale ma ah, lì il costo della vita è alto anche rispetto agli stipendi che si guadagna il costo della vita ripeto se uno vuol fare la vita nel centro città per esempio a Rio a San Paolo nelle città principali no e vuoi andare a fare la vita che facevi qua quindi mm. uscire mangiare dipende in che zona vivi è abbastanza difficile mettere da parte se uno è un manager a San mm. Paolo guadagna forse anche di più che in Italia cioè i grandi manager Brasiliani guadagnano veramente, veramente tanto. I dirigenti delle multinazionali hanno una serie di benefit. Di solito hanno la casa pagata, quindi questo è un grande vantaggio. Hanno la macchina, l'azienda straniera ti dà questa sicurezza: ti dà mm -hmm. l'appartamento, ti dà la macchina, ti dà un'assicurazione sanitaria. Che costa, costa. 100, 120, 150 euro al mese. Ah, però, e, ma... eh, quindi, se te la paga l'azienda, diciamo che tu hai un costo in meno, poi se vivi nell'entroterra, in paesi più piccoli o in delle zone che poi non è detto che siano brutte, eh? cioè zone mm. fuori dalla città, magari in campagna o magari dove ci sono delle fazendas, o ci sono anche delle grandissime città fuori San Paolo, eh? città di quasi un milione d'abitanti, abitanti, 800.000, Ribera un Preto che è una città che sarà a tre ore da San Paolo, quattro quasi, sono quasi 800.000 abitanti. Cavolo. Eh. Sono ci sono Campinas ci sono tantissime altre città vicine a San Paolo dove magari si può spendere molto meno se uno decidesse di andare magari in campagna comprarsi una casa lì con un terreno il costo è molto più basso cioè è fattibile oppure è sempre consigliato andare in città no no ci sono tantissime zone anche al mare eh? anche sulla costa ci sono bellissimi posti dove si paga veramente poco io ho un'amica che vive nello stato di Bahia, Raial da Giuda, lei dice che vivono in questo villaggio dove ci sono pochissimi servizi e quindi lei si deve spostare quando ha bisogno di qualcosa di più, però. I costi sono veramente pochi. Se tu vivi al mare, non delle città sul mare tipo Rio, città più piccole, piccoli villaggi. I villaggi di pescatori, per esempio, di solito sono quelli dove si spende un po' meno. Beh, ci sono tante opportunità. Per esempio, se uno va nell'entroterra, in campagna. I paulistani fanno così, no, i cittadini. Loro comprano un pezzo di terra. Ecco a due o tre ore da San Paolo e ci costruiscono casa, ci si fanno la mega piscina. Per noi italiani. Tu dici: devo fare due o tre ore andare a San Paolo sperduto in un pezzo di terra dove non c'è nulla e mi ci costruisco una villa per starci a fare che però può essere un'opportunità perché magari fra dieci anni ci saranno 40 ville, e quindi il prezzo al metro quadro sarà più alto. Magari ci avranno fatto un'autostrada più bella oppure ci avranno fatto un albergo. Ci avranno. Fatti dei centri commerciali si, per eh, evadere dalla città col COVID ancora di più, certo? Perché poi in una città, comunque, tutte queste cose qui, qualsiasi protesta, qualsiasi pandemia, è moltiplicata? No? È chiaro che in campagna vivi sempre una situazione un po' più tranquilla, diciamo. Il lato negativo di San Paolo è che quando, per esempio, c'erano le proteste, mi ricordo loro bloccano tutta l'Avenida Paulista, che è la via principale, invadono tutta questa strada, fanno le proteste. E quindi quella strada, se tu vivi lì o nei paraggi, tanto lasci la macchina chissà dove ci vai. Con la metro, devi eh. stare attento per dire. Noi a volte abbiamo fatto anche sei ore o anche di più di fila di macchina per andare magari a fare un fine settimana perché tutti si spostano e quindi le file sono gigantesche. Per esempio, Milano e San Paolo che vengono spesso abbinate, comparate. San Paolo sarà dieci volte o nove volte, Milano a San Paolo, come ci vivete che ci ha vissuto insomma che ci vivi già da un po' il clima ecco partiamo dal clima ecco eh. il clima secondo me è perfetto è un clima forse è il miglior clima che io personalmente poi non ho vissuto in tutti i paesi però sicuramente rispetto all'Europa San Paolo c'ha un clima fantastico il problema è che c'ha qualche settimana in cui fa un pochino più fresco però di solito è abbastanza caldo e non è il caldo di Rio del nord est cioè un caldo molto più sopportato. 28, 30, ah. 33 poi ci sono dei giorni in cui fa veramente veramente caldo però non è mai caldo come da noi di 40 gradi è difficile insomma però ti ho detto ci sono quelle settimanelle in cui si abbassa la temperatura e le case non essendo abituate ad avere i riscaldamenti insomma comincia a far freschino insomma che San Paolo è un po' in su anche no? non è proprio eh, pianura non è proprio montagna è una spianata però poi dentro la città ci sono delle cose Collinette. anzi questo è importante sapere delle zone di San Paolo si allagano per via della pioggia se siamo in periferia ma non solo in periferia anche in delle zone dove siamo più bassi bisogna stare attenti perché si allagano in continuazione se uno cerca lo stereotipo del Brasile caldo vi sconsiglio di andare al sud 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 nel senso Rio Grande do Sul Santa Catarina specialmente Curitiba Porto Alegre perché lì fa veramente freddo c'è una stagione abbastanza lunga di freddo poi è sempre subtropicale quindi magari un giorno fa 8 gradi il giorno dopo fa 28 nord-est e nord è sempre caldo cioè da San Paolo in su è sempre caldo ci sono diciamo i periodi di pioggia in cui piove di più però non c'è il freddo ecco. è mm. talmente grande il Brasile che ovviamente dal nord al sud cambia di tanto e sia il clima eh che le zone, sì. anche la gente cambia sì, dal sì. nord al sud basta pensare che a tutta la parte del sud-est che si chiama region sud-est è tutta una regione è una zona di influenza italiana, tedesca, europea, portoghese... ...quindi anche la cultura è molto più europea... ...al nord, al nord-est c'è un'influenza più africana, più indigena... ...una mescolanza chiaramente, un miscuglio come in tutto il Brasile... ...però al sud è molto più europea... ...al sud una cosa che quasi nessuno conosce... ...è che c'è una comunità di Veneti, neanche di italiani... ...Veneti, sono proprio Veneti... ...che si trovano tutti nel Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Paranà e loro parlano ancora il dialetto veneto del 1800 e te senti proprio questa gente che parla il veneto. <laughs> Pensano di parlare l'italiano e parlano questo dialetto tra di loro. Il Brasile è un paese diciamo che è attento all'ambiente ora che si parla tanto di queste cose, alla natura. Allora diciamo che l'ambiente, la natura in Brasile è talmente predominante, talmente ovunque che bisogna forza prestare attenzione no? da un punto di vista governativo io chiaramente non so esattamente i progetti sono state fatte tante cose anche in passato negli ultimi anni sicuramente il brasile ha costruito tanto e quindi avrà disboscato a livello industriale stanno molto attenti è chiaro che le normative si avvicinano a quelle europee non sono proprio uguali però in brasile dipende quali sono le aziende eh? perché poi è anche una questione di soldi le aziende che vanno meglio hanno più cassa per investire anche nella qualità dell'ambiente, nella qualità delle quindi nel sistema di filtraggio. Poi eh, San Paolo, per esempio, è una giungla di cemento. È chiaro che l'aria è peggio a San Paolo rispetto a Pistoia, però la natura, se uno vive fuori, è già diverso. Se vive al mare, è già diverso. Insomma, è un paese comunque che è pulito. Anche i brasiliani stanno attenti a mantenere sì. l'ambiente, le spiagge, le città. Sì, sì. no, su quello devo dire che sì, nelle città trovi qualcosa, però io ho sempre visto abbastanza pulizia. Per esempio, è molto bello vedere quando ci sono le feste o il carnevale o il capodanno loro fanno queste feste giganti dove la gente veramente si ritrova. Sono dei, dei, dei fiumi di gente, di persone che balla, si abbraccia, si bacia, fanno di tutto. No? E lì c'è una quantità di bottiglie, di lattine. Infinita, eppure la mattina o appena finisce la festa c'è subito l'azienda che pulisce e che sistemano. Insomma, ma subito eh. da questo punto di vista, io anche sulle spiagge non ho mai trovato sporco. Ora, senti, ti volevo chiedere eh, dei brasiliani, quindi come sono i brasiliani in Italia? Si sa, insomma, che i brasiliani sono molto aperti, ma sono veramente così aperti, come si dice. Poi uh -huh. eh, ti volevo anche chiedere, ecco, parlando un po' con te, qua c'è un po' un'idea brutta secondo me anche dei brasiliani, perché c'è un po', diciamo, questo stereotipo: i brasiliani che sì, sono poveri, c'è cioè, le favelas, <laughs> fanno niente, ballano tutto il giorno, stanno sempre con le ciabatte, no? E quindi, ecco, volevo sì, un po'. Sì, sì, sì. Visto che anche te, ecco, ci sei stato, hai visto com'è la realtà, perché poi alla fine da qua non si percepisce la realtà, no? Far capire un po', ecco, una volta per tutte, anche un po' come sono, rispetto a quello che uno pensa, no? Ci sono talmente tante qualità e persone in giro per il mondo che generalizzare è brutto, no? Oltre che difficile. Ci sono degli aspetti buffi, simpatici dei brasiliani, dei modi di fare che mi fanno ridere quando ci penso, però ci sono degli aspetti molto positivi eh? non solo la classica idea che i latini sudamericani non lavorano in realtà guarda secondo me lavorano anche non dico di più di noi però hanno degli orari molto stancanti perché per dire uno che fa le pulizie che va in centro in un'azienda a pulire la mattina deve entrare alle 7 se sta in periferia deve partire alle 5 non è molto semplice eh? vivere così cioè bisogna anche avere voglia di lavorare per uno stipendio semplice Secondo me bisogna dargli atto che invece hanno molta voglia. Ho sempre visto i brasiliani, specialmente a San Paolo, grandi lavoratori, gente che si dà da fare, che prova anche a fare attività e poi che uno mi venga a dire che la creatività o che l'impegno sia diverso e questo ci può stare anche in Colombia si scherzava quando ci andavo magari in un bar si dice guarda se tu eri in Italia quel barista lì aveva già fatto 20 caffè e qui siamo al terzo è un approccio diverso nel senso che le persone sono un po più tranquille fanno le cose un po più con calma però ecco che non lavorino che non abbiano voglia di lavorare non è vero so che anche lì le scuole Università, fra l'altro, ci sono anche tante scuole italiane a San Paolo che sì. sono molto preparati. Sicuramente, loro hanno più pratica. E Quindi, per dire un ragazzo a 22 anni ha già fatto almeno 4 o 5 anni di esperienza lavorativa perché lavora e studia allo stesso tempo. Loro vanno a lavorare la mattina, lavorano fino alle 5, alle 6, poi vanno all'università e poi tornano a casa, mangiano e poi il giorno dopo devono riandare a lavorare. Quindi, insomma, non è così facile. Eh. Se ce la fanno è perché sono bravi, è perché hanno determinazione. Da un punto di vista tecnico, ci sono tanti ingegneri informatici. Programmatori da un punto di vista del marketing, i brasiliani sono fantastici, sono imbattibili, hanno creatività, hanno modo efficace di vendere, di comunicare, sono dei grandi comunicatori. Poi sono sì. 210 milioni, 220 milioni. Quanti sono? Quindi è chiaro che la grande fetta della popolazione avrà un'istruzione, un'educazione media più bassa, sì. un reddito più basso. Ci sono persone per dire che rispetto a noi, non non usciranno mai dal loro paese non prenderanno mai l'aereo cioè anche questa è una cosa che ce lo dobbiamo ricordare noi siamo anche una popolazione privilegiata del mondo no chiaramente si parla brasiliani ma non è che sono tutti bah, di, eh. di una città cioè chiaramente eh. si parla di san paolo sicuramente saranno molto avanti no come tutto come sì, sì, sì. come mentalità saranno più avanti e senti qualche curiosità nelle differenze di cultura che magari ci puoi dire che hai notato te ci sono tante cose che fanno anche ridere, no? Ci sono tantissime parole che bisogna stare attenti perché in italiano vogliono dire una cosa, in portoghese vogliono dire un'altra, no? La prima volta che sono arrivato a San Paolo, mi ricorderò sempre la prima sera che sono uscito e sono entrato in un bar, era abbastanza presto, quindi c'era poca gente. Il cameriere mi salutò, mi disse: oh, Fica a vontà, eh, fica a vontà. <ride> <laughs> e quindi un italiano quando gli dici una frase del genere pensa subito, è eh, lo stereotipo eh, del eh, Brasile, eh, delle belle donne. E invece in realtà il verbo fica, ficar, vuol dire tante cose ficar, però fica a vontade vuol dire fai con comodo, benvenuto, insomma stai quanto vuoi. Questo verbo, verbo ficar, non è una sì, parolaccia, sì, sì. è un verbo usatissimo, eh, eh, si sì. usa tantissimo tantissime cose a livello culturale non dico che c'è uno shock come ci possa essere magari in Cina o in Giappone c'è comunque un po' di differenza eh. già del traffico ti devi abituare a stare due tre ore schiacciato imbottigliato devi avere pazienza devi cercare di partire negli orari migliori poi culturalmente loro il brasiliano e la brasiliana sono persone che hanno bisogno sempre di un rapporto un contatto anche fisico così di Incontrarsi, quindi è sempre bello anche quando si fanno le riunioni bere il caffè. Ti offrono sempre questo caffezzino ovunque tu vai. Anche se vai in banca, per esempio, ti offrono il caffè. Sì, <ride> sì, in tante banche c'è sempre il caffesino lì pronto. E poi insomma c'è un'attenzione verso il rapporto importante. Questo mi sento di dirlo. Poi su tante altre cose, non si può pretendere di trovare tutto quello che c'è in Italia anche là da un punto di vista vista gastronomico ci sono tantissimi ristoranti italiani però costano molto di più che qua e quindi bisogna anche stare attenti non sarà la qualità sempre come da noi questo bisogna accettarlo uno si abitua a fa fare delle scelte per dire io sono matto di un frutto che si chiama l'asai per me è l'oro viola del brasile <ride> il frutto della passione l'ananas le banane papaya tutti questi frutti tipici tropicali e poi anche ho provato tanti piatti brasiliani qui mangiano bene anche lì eh? c'è tanti piatti soprattutto anche dolci fanno un sacco di dolcini quello è una tradizione che gli viene anche dal portogallo perché ci hanno avuto tanti portoghesi e quindi hanno questa pasticceria si chiamano padarias padarias che io penso siano dei brevetti l'hanno brevettate queste padarias perché c'è un sistema come se fossero dei, sono dei tornelli proprio ti danno una specie di cartoncino di plastica che lo prendi entri gira al tornello, te vai in questo forno dove c'è tutto. però puoi fare colazione, puoi pranzare, puoi fare la spesa tipo alimentari. Ti segnano tutto su questa scheda, una schedina di plastica. Mm. E poi quando vai in cassa, paghi e poi ripassi dal tornello mettendo la scheda dentro il tornello. È un'invenzione brasiliana. Si mangia bene poi, insomma, anche la carne lì è molto buona. Sì, 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 c'è tanta carne, il ciurrasco, la feijoada, poi ci sono tanti tanti altri piatti mescolati tra Brasile e Europa. Sempre parlando insomma di culture, eccetera, come si socializza diverso dall'Italia? Ma è, è intanto è molto più facile fare amicizia. Si diventa amici subito, poi diciamo che lo straniero viene riconosciuto abbastanza velocemente. Quindi, diciamo lo straniero ha un approccio anche più facilitato perché sono loro a, a darti subito la prima parola, buongiorno, si viene ricevuti molto bene, eh. poi dipende uno come ci va, se ci vai con la famiglia fai tante amicizie legate alla famiglia, fai tante feste, tante scene, soprattutto il churrasco, no? il churrasco comincia alle 1, 2 di pomeriggio e finisce alle 8 di sera, poi niente se uno è single essendo una scelta Così grande, sia San Paolo ma anche Rio, insomma, è facile fare amicizie, trovare persone, trovare fidanzati, fidanzate. Poi ci sono anche tante persone che in realtà ti invitano e poi dopo scompaiono ah. per dire questa è famosa che a Rio de Janeiro tutti quelli che incontri dici: Oh, poi dopo ti invito a casa mia, facciamo un ciurrasco, facciamo così, guarda, giovedì prossimo ti chiamo e sei invitato a casa mia. E poi dopo questo ciurrasco non verrà mai fatto è un modo di dire te lo dicono così per dire guarda ti tengo in considerazione all'inizio io ci credevo anche però poi in realtà i rapporti duraturi come anche in Italia sono pochi ma sono quelli più belli sono quelli che ti danno più soddisfazioni è un'esperienza che anche solo per vedere com'è il paese io la farei è un paese secondo me ha tante tante risorse per farci una vacanza è uno dei paesi forse più interessanti più belli insomma Certo, il Brasile è tanta roba, dai, insomma, poi sei sì. risaputo qua. Senti, come paese? Sì, sì. È un paese sicuro? Consiglieresti più magari, ecco, sempre a livello di sicurezza, più una città o più fuori? Eh, la sicurezza sì, è un po' la, il pallino un po' di, di tutti gli stranieri. Allora, in realtà i brasiliani sì, ne parlano tanto male e forse quando te arrivi ti fanno anche un po' troppa paura, perché ti dicono di stare attento, il portafoglio, mi raccomando. Se vai in centro, mi raccomando, non ci andare vestito troppo bene, l'orologio tienitelo in tasca. Mi raccomando, il cellulare via, arrivo anche di non camminare col cellulare perché passa uno e te lo strappa. Poi, all'atto pratico a me non mi è mai successo niente. Tocco ferro. però diciamo che se vivi in delle zone in cui sai dove stai andando e non sono zone strane. In linea di massima non dovrebbe succederti niente. Tutti i condomini, tutti i palazzi hanno la loro guardia, hanno il loro sistema di sicurezza, cioè ci sono i cancelli, si apre un cancello, entra la macchina, si chiude il cancello, si apre l'altro cancello e tu entri in garage. Spesso mm. è così. È una cosa diciamo di sicurezza, poi in realtà gli assalti o comunque questo tipo di violenza così brutale è un po' difficile da vedere. ecco Nelle periferie succede molto di più, però nel le periferie c'è tutto un altro sistema che noi non conosciamo, quindi ci sono delle zone, delle strade da non percorrere, delle strade dove bisogna entrare, diciamo soltanto accompagnati da locali. Nelle favele, ad esempio, non si entra così a caso. Se uno non se le va a cercare, però. So di persone che hanno subito delle rapine, che hanno subito degli assalti o comunque degli attacchi. Ora con questa pandemia quest'anno probabilmente è anche un po' peggiorato perché c'è molta più gente per strada. Sarà sicuramente una cosa a cui uno deve pensarci, insomma deve dare importanza perché la sicurezza è importante. Sì, sì, bisogna essere un po' accorti, rispettare certe regole. La sera il semaforo non ci si ferma. Poi dipende tutto dove sei. Se sei in un quartiere che è di passaggio, dove non conosci uno, guarda, può succedere che ti spacchino la macchina, però questo succede anche in Italia. Forse succede più in Italia, perché? Perché la macchina in Brasile te la metti sempre in un garage a pagamento o in un garage di un condominio. A Carnevale è inutile portarsi dietro il telefono di ultima generazione in mezzo a milioni di persone, cioè ti porti dietro i soldi quelli che ti basta o una carta prepagata li metti in tasca con un documento di riconoscimento che non sia il passaporto a Carnevale. Io non mi portavo niente dietro. Il Carnevale lì è un macello un po' da tutte le parti. È un bel macello, è un caos organizzato, come diceva un mio amico quando è venuto a trovarmi. Sembra che succeda chissà cosa, poi invece va tutto liscio. Carnevale è bello. Sono delle giornate intensissime. Tra l'altro, c'è il Carnevale, Carnevale di Rua, di strada che si fanno con la gente tutta in strada con dei blocchi, dei carri che passano, con la gente sotto che balla, c'è il gruppo di musicisti che suona poi ci possono essere cantanti famosi e si chiamano blocchignos, bloccos, bloccos di carnaval. Cominciano anche presto la mattina, eh? cominciano alle 7, alle 8 di mattina, vanno avanti fino alla sera, fino alle 10. La sera mi dicevano a Rio che dice è meglio se la sera ti fermi un po', perché la mattina è bene ripartire la mattina presto, capito? Ah, certo. Poi invece San Bodromo è tutta un'altra storia, perché lì tu cominci la sera e va avanti tutta la notte, non finisce più è Un'esperienza da fare, insomma, quei giorni lì è proprio festivo, eh? Martedì grasso sì. è proprio festivo. Il lunedì nessuno lavora, quindi fanno festa lo stesso. E il mercoledì ripartono a lavorare dal luna in poi. Quindi te, c'hai venerdì, che comunque il venerdì di carnevale cominciano a chiudere: sabato, domenica, lunedì, martedì fino al mercoledì. Poi, i fine settimana prima nelle città c'è comunque già un po' di feste. Poi dipende, dice che a Salvador dura, dura molto. Di più il carnevale è molto importante il carnevale. Lo so perché anch'io da Fiorentino ci si è perso un campionato quando Edmondo andò al carnevale, ma è eh, davvero: ti la... fortunato Edmondo al Carnevale, oh. via me lo ricordo bene anch'io eh. Sì. eh tra l'altro Edmundo giocava nel Palmeiras Palmeiras comunque, è di San Paolo Palmeiras è di San Paolo Palmeiras è il palestra Italia prima si chiamava palestra Italia era la squadra fondata dagli emigrati italiani erano arrivati a San Paolo e avevano fondato questa palestra era una palestra dove facevano attività fisica e poi hanno fatto la squadra di calcio poi negli anni della guerra siccome il Brasile si era poi alleato con gli americani getulio Vargas fece queste leggi un po' anti italiane e anti tedesche perché era, diciamo, nemico degli italiani e della Germania, no? Certo. Furono sospese delle attività, de bloccati i conti correnti agli italiani, ai tedeschi, ai giapponesi. E quindi gli cambiarono il nome. Palestra Italia divenne Palmeiras. Però questa cosa poi finita la guerra, insomma passati gli anni, il certo. Palmeiras ha ah. sempre la divisa verde con il tricolore qua dietro, c'è scritto Palestra Italia, avanti Palestra, lo stadio si chiama Palestra Italia. Senti, volevo sfruttare un attimo la tua esperienza sia lavorativa che anche un po' di vita, no? Ti volevo fare una domanda sul mercato immobiliare e anche di creare business in Brasile, conviene fare anche investimenti in Brasile? Ci sono tanti che, visto, pensano... Anche a comprare una casa per le vacanze oppure come investimento, ci sono tante opportunità, come si diceva anche prima. No, allora, da un punto di vista del piccolo investimento, che tra l'altro stavo valutando anch'io in questi giorni, magari per il prossimo anno, fra due anni, di comprare un mini appartamento, un monolocale da utilizzare quando magari ci sono dei parenti o per vacanza, eccetera, e poi da affittare eventualmente su Airbnb. O su Booking mm. potrebbe essere per delle persone che vengono per lavoro a San Paolo. Io parlo sempre di San Paolo. Eh. C'è da valutare diverse cose. È chiaro che deve essere un investimento pensato. Bisogna capire quanto potrebbe fruttare, i costruttori hanno anche un sistema di proporre l'investimento molto interessante perché loro costruiscono l'appartamento in magari due o tre anni. No? Finanziare con il mutuo in Brasile è praticamente impossibile comunque non conviene perché il tasso di interesse è talmente alto praticamente te con il tasso di interesse ci compreresti un appartamento e mezzo in più quasi non conviene invece il costruttore cosa fa finanziando l'opera lui ti dice guarda te all'atto mi dai 5.000 euro poi tra un mese me ne dai altri 10 poi si fa una serie di rate di che ne so 500 euro per 4 5 mesi 6 mesi poi tra un anno mi dai una parcella più grossa di altri 15.000 euro poi quando arrivi in fondo paghi il restante che magari è la parte più grossa e la paghi quasi tutta insieme quindi può essere interessante perché facendo così ti hai un immobile che chiaramente comprato sulla carta poi rivendendolo ci guadagni sempre dipende tutto da cosa uno deve fare se uno ha questi capitali e ne ha bisogno è chiaro che oramai magari non ti ci arricchisci ti ci arricchisci se ne compri magari 3-4 sulla pianta in una zona in cui sai che li rivendi bene e a quel punto rivendendone uno con un valore maggiorato ti ci paghi anche gli altri due per esempio mm. oppure te ne rimane uno e ne vendi due lì per via dell'inflazione magari anche della svalutazione del reis se uno li compra comunque c'è il rischio che poi magari nel tempo perda un po' il valore quindi conviene magari che faccia una cosa Bravo. Ah, bravo anche questo è un problema eh. te compri una casa che vale 400.000 il cambio è 1 a 4 e quindi l'hai pagata a 100.000 poi si svaluta il cambio va a 8 e la sua casa vale 50 in euro chiaramente sempre eh. in euro sì 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 cioè, secondo me è un po' un paese che ci metti un piede e ce lo devi anche un po' lasciare questo piede, cioè devi fare degli investimenti un po' a lungo periodo, oppure veramente a cortissimo, toccata toccate fuga però, eh. bisogna avere tanti capitali, essere eh. bravi, esperti, insomma. Cioè, se uno compra un immobile, perché magari tu ci vuoi andare ogni tanto, eh, no? Vuoi avere eh. la libido di andarci d'inverno quando fa freddo qua, in Brasile è caldo, ma è un po' come qua, eh. cioè che comunque anche se hai un immobile fermo ti costa, perché comunque ci sono l'Imu le tasse eh no costa costa yeah. chiaro con il cambio magari i costi sono sempre relativi dice eh, ma per me sono bassi perché tanto mille mm. euro all'anno di condominio lo pago anche qua se lo tieni fermo è veramente un costo se lo affitti almeno ci paghi i costi è chiaro anche lì c'è una specie di cellulare secca sugli affitti che va a scaglioni, non è come da noi che è proprio una cedolare secca al 22%, ma va a scaglioni in base mm -hmm. a quanto fai. Un'altra cosa importante è che in Brasile si paga sempre la plusvalenza. Se tu ricompri un immobile non paghi plusvalenza perché stai riusando i soldi per comprarti okay. un altro immobile se però ti tieni i soldi ci paghi le tasse e senti un'altra domanda importante per chi si vuole trasferire in un altro paese la sanità com'è lì? lì non è pubblica a quanto so io giusto? c'è anche quella pubblica però quella pubblica c'è cioè il problema che essendo una popolazione così grande poi dopo quando si intasa si intasa è chiaro un'emergenza magari ce la fai per farsi delle analisi per dire o per farsi dei controlli è sempre meglio avere un piano assicurativo un'assicurazione paghi come ti dicevo prima quei 120 euro al mese più giovane sei più costano meno se sei un dipendente l'azienda dipende quale ti fa un'assicurazione anche basica semplice però diciamo che sei un po' più tranquillo perché puoi sceglierti anche gli ospedali capito a livello privato ci sono delle eccellenze incredibili anche a livello pubblico ci sono però a livello privato se paghi cioè, tutto, <ride> le camere super lussuose, quindi la qualità è buona. Eh, la qualità è buona, io ci ho fatto sì, anche degli analisi. Io in ospedale, ospedale, ci sono andato una volta, ma niente di grave. Ho fatto gli analisi anche complessi per vedere, insomma, per fare dei controlli. Beh, strutture bellissime, strutture organizzatissime. Però è una cosa da valutare, anche perché per dire vado al mare in una zona dove non ci sono ospedali, eccetera. Insomma, anche lì bisogna starci molto attenti. Eh sì, perché poi sì, chiaramente te, vedendo San Paolo è un conto, magari c'è tutto, però... Forse un po' eh, fuori, magari può essere un po' più problematica la cosa. Sì, sì, esatto. Dipende dalla zona. Se sei in Amazzonia, per dire devi stare veramente attento, perché rischi di essere in una zona isolata e quindi che non ci siano medici o che non ci siano pronto soccorsi, no? Certo, quindi questa è una cosa da valutare per chi magari pensa di trasferirsi e andare in una zona servita, ecco è meglio. Sì. Sicuramente bisogna starci attenti, insomma bisogna sempre avere un'idea un a quante ore di distanza è l'ospedale, come ci arrivo. È una cosa ci che devi fare obbligatoria l'assicurazione sanitaria quando uno arriva in Brasile? No, oh, no non è, non è obbligatoria. No, no, se te ci vai un mese o 20 giorni, 15 giorni, ora sicuramente va fatta, è meglio, <ride> però dipende cosa vai a fare. Insomma, se uno va a delle riunioni, fa per lavoro una settimana magari uno non la fa neanche è chiaro che conviene sempre farla perché non si sa mai ora di questi tempi sono più care è un po più complicato eh? ma sì, lì sì. covid com'è andata la situazione cioè com'è mm. stata gestita e anche attualmente com'è lì la situazione covid eh, è stato un bel colpo eh? covid ha fatto tanti morti in brasile la popolazione è talmente grande che a fare voglio dire anche solo mezzo milione di morti si fa la svelta no brasile è come fosse una confederazione di stati, no? Sono stati federati, e quindi ogni stato fa, diciamo, non proprio tutto da solo, però può fare delle manovre abbastanza autonome. Ero in Italia quando è scoppiato il Covid. È arrivato tutto in ritardo rispetto a noi, no? Ora in questo momento stanno un po' meglio qualche giorno fa c'è stata la prima giornata senza casi di Covid a San Paolo, sì. Quasi tutta la popolazione è stata vaccinata a San Paolo. E poi gli stati hanno gestito un po' secondo le loro opinioni politiche, secondo le influenze, secondo le strategie che pensavano dessero più risultati. Attualmente lì sono rigidi, nel senso obbligano, tipo qua, sul discorso vaccini. No, ora loro chiedono il PCR, quindi chiedono il test negativo. Fino a poco tempo fa, per turismo puro, ti facevano un po' di storie. Per un periodo l'Italia Bloccato chi veniva dal Brasile, però, ecco, per motivi di lavoro potevi entrare e uscire sempre con il test negativo. Mi dicono che non ci sono controlli così rigidi. Questo facilita chi volesse viaggiare, no? Insomma, speriamo al più presto dai, che un po' questa situazione sì. migliori. L'augurio è sempre quello. eh esatto. esatto. Eh, senti, ricapitolando un po' i pro e i contro del Brasile, ma senti, riassumendo, veramente all'osso: i pro sono eh, che è un paese interessante, affascinante, che offre tanto, soprattutto ai giovani. A chi vuole fare un'esperienza, veramente è un paese che ti dà l'opportunità anche di scherzare con delle cose serie che secondo me è importante cioè in Brasile si può aprire un'attività scherzando senza dover mettere un patrimonio infinito o rischiare cioè sì rischi con la tua faccia rischi con la tua persona quindi se le cose vanno male pagherai te però non è una cosa magari così pesante come in Italia noi abbiamo anche questa paura di fallire questa cosa anche pesante di cavolo apri la partita IVA costi eh. su costi l'IMPS e quindi questa è una cosa fantastica del Brasile poi il grande vantaggio è quello delle persone della gente solare aperta divertente il clima è fantastico anche lì e quindi per fare un periodo o un periodo di vita o di vacanza è un paese incredibile i contro sono quelli di pensare magari di dover crescere un figlio là quindi avere tutta una serie di costi molto più pesanti anche se oramai anche in Italia non si scherza più no? gli asili le scuole costano tutti cari però diciamo che là se tu gli vuoi far fare cioè uno stile di vita di educazione con lingue straniere viaggi all'estero basta pensare alla geografia te sei in Brasile se il tuo figliolo lo vuoi mandare a Londra a studiare ti costa tre volte di più rispetto a uno che parte da Roma da Firenze o da Torino la settimana a Londra non gliela fai fare gli devi far fare per forza i mesi due tre mesi beh sì lì magari vanno in America però insomma è costoso anche lì sì 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 però è uguale insomma, è uguale il cioè, dollaro insomma eh, devi sta esatto. bene devi guadagnare bene e poi un altro aspetto, magari quello della sicurezza. Che c'è sempre questo stare sul chi va là, di stare attenti, che mi dà un po' fastidio ogni tanto. Sarebbe eh. bello sempre scendere per strada, fare i giri, uscire con l'orologio. Però ti ci abitui alla fine, ti vesti un pochino più così, rilassato. Cioè, magari ti vesti sempre con la camicia, però non devi far vedere, non devi dare troppo nell'occhio, capito? Il fatto di non stare tanto tranquilli a livello di sicurezza non è bello. Comunque, insomma, ultimamente. Anche qua in Italia sì, sì. non è che poi si sta tanto bene, no? a livello di sicurezza siamo tutti barricati, magari sì, sì. non a quel livello lì, però insomma, noi siamo già abituati anche in un certo modo. Sì, 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 magari da noi, il paesino di campagna, sai che non succederà mai nulla, no? Sì, è vero, nelle grandi città, anche da noi, devi stare attento. Però diciamo che la bilancia, secondo me, è sempre abbastanza positiva. Poi, a lungo andare il grande difetto che secondo me. C'ha il Brasile, che è un paese lontano dall'Italia, e quindi questo, cioè, anche da un punto di vista familiare, è una rottura. Eh, cioè, sì. Nel senso, cioè stare così lontano è vero, non è l'Australia, ma ci vuole sempre 15-16 ore finché non torna dall'Italia per dire che faceva dei voli fantastici da Firenze, Roma e andava a San Paolo, a Rio e ci mettevi 14 ore, bene o male, eh e... sì, quello va considerato, e poi alla fine, se abiti lì, va a finire che poi non torni quasi mai. Insomma, eh, capito? Che poi è costoso. Esatto. A meno che non tu abbia un'attività da remoto: fai un lavoro e dici, magari non guadagno tanto, però non devo stare per forza fisso lì. Allora sì. Però, se lavori già in un'azienda e ti danno le ferie quei 20 giorni l'anno, eccetera, lo fai, però poi diventa quel discorso lì. Che poi tutti gli anni tu vieni in Italia e sei quasi costretto, capito? Eh sì. Perché come fai a fare un altro viaggio? Se vuoi vedere i parenti, vai in Italia. Certo, la lontananza, come un po' tutti i paesi no, che sono lontani, ovviamente è una cosa che pesa, no? Non sì. esatto. Quindi, te in Brasile è un paese dove ci andresti a vivere stabilmente, oppure sì. sei più da ritornare in Italia fisso? Ma guarda, il mio sogno sarebbe come quello di anche altri, di fare. Sei mesi in Italia e sei mesi in Brasile oppure anche otto mesi in Italia e quattro in Brasile perché alla fine l'Italia insomma per dire la toscana da aprile, fine marzo, aprile fino a ottobre, primi di novembre. È un clima buono, cioè anche ottobre è caldo, si sta bene. E quindi, secondo me, alla fine, se uno riesce a avere un lavoro che gli permette di fare 4-5 mesi da una parte, 5-6 dall'altra, tu hai fatto bingo! <ride> Sarebbe bello. È un sogno. Poi vediamo se poi uno comincia ad avere famiglia, figli, scuole tutto eh, è difficile, sì. quello eh. diventa difficile. Vediamo, vediamo qui. Tanto è tutto un cambiamento dopo questo Covid, qui ora. Non si sa mai no? da un giorno all'altro quel eh che certo. succede <ride> bene io. Penso Bene. Insomma, di averti chiesto un po' quello che ti volevo Penso. dire, poi si è parlato di tante cose. Poi ci sarebbe da parlare ancora di tante altre. Quindi, chiaramente, se volete saperne di più sul Brasile e sapere anche cose, ecco un po' più nello specifico, magari c'è chi vuole sapere cose più specifiche sul lavoro, sui visti. Vi suggerisco di seguire Alessandro sia su Instagram, YouTube, eccetera. Quindi, ecco potrete magari chiedere direttamente a lui, che comunque è un esperto del Brasile, e poi, comunque, eventualmente lui anche da chi indirizzarvi nel caso voleste insomma sapere qualcosa di più specifico. Siete i benvenuti sul nostro podcast Buongiorno San Paolo e poi se volete approfondire, insomma, ci potete scrivere anche per email buongiorno gmail.com. Poi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i prossimi video interviste sì. con eh, i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo e di Mettere un bel like insomma, se vi è piaciuto questo video. E insomma, poi commentate, fatemi sapere che ne pensate. E io, insomma, cercherò di aiutarvi nel migliore dei modi. Bene, Alessandro, siamo arrivati allora. Alla fine. Io ti ringrazio. Grazie, tanto. Grazie Riccardo. Davvero, è stato un piacere. Ti auguro mio. tanto successo per questo canale, Grazie. aiutiamoci perché siamo una bella comunità, siamo una famiglia. sì eh. <ride> Noi che facciamo questi tipi di contenuti, anche, esatto. anche insomma, ti auguro tanto successo. Speriamo che vada Grazie meglio eh? davvero Ti ha fatto grazie. tanto piacere conoscerti grazie allora cari amici un abbraccio grazie a te un abbraccione viva l'italia e gli italiani viva l'italia sempre <ride>